apriremo il fuoco! Andate indietro! State indietro, spariamo! Io ho eseguito gli ordini. Ho mandato all'attacco i miei uomini. Ma i tedeschi ci hanno accerchiati. Loro hanno l'artiglieria, gli aerei, i carri armati. E noi, che cosa abbiamo noi? Il sacro dovere di resistere. Devo fare rapporto al compagno Stalin. Penso che tu preferisca evitare la burocrazia. Mi chiamo Nikita Sergeevich Khrushchev. Sono venuto qui per prendere in mano le redini. Questa città non è Kursk, non è Kiev, non è Minsk. Questa città è Stalingrado. Stalingrado! Questa città porta il nome del nostro capo. È più di una città, è un simbolo. Se i tedeschi conquistano questa città, con essa cadrà l'intero paese. Quindi, io voglio che i nostri ragazzi alzino la testa. Voglio che si comportino da uomini con le palle! Voglio che la smettano di cagarsi nei pantaloni! Questo è vostro compito. Come funzionari politici, io conto su di voi. Tu, che cosa suggerisci? Fucilare tutti gli altri generali che si sono ritirati e anche i loro capi di stato maggiore. Per dare un esempio, devi portare le famiglie dei disertori. Sì, questo è già stato fatto. Diamogli speranza. Qui gli uomini hanno una sola scelta, le pallottole tedesche o le nostre. Ma c'è un'altra via. La via del coraggio. La via dell'amore per la madre patria. Dobbiamo pubblicare di nuovo il giornale dell'armata. Dobbiamo raccontare storie meravigliose, storie che esaltino il sacrificio, il valore. Dobbiamo far sì che loro credano nella vittoria. Dobbiamo dar loro speranza, orgoglio, desiderio di combattere. Sì, abbiamo bisogno di dare degli esempi. Ma esempi da seguire. A noi servono i nostri eroi. Conosci qualche eroe da queste parti?